Stato, quanti soldi gli entrano, che non c'è sta più sta gente che lavora al nero, che non prende soldi. Questa è l'Italia, ho pagato tasse per 35 anni, i soldi miei se li sono già mangiati. Bisogna creare delle politiche, delle idee e creare del lavoro. Le politiche in qualche modo sono influenzate dai parlamentari del Movimento 5 Stelle. Le idee provengono dalla rete, la rete del Movimento 5 Stelle. Le necessità di lavoro provengono da vari fonti, tra cui il centro per l'impiego. Volevo parlare della giornata di domani, è la giornata internazionale della lotta all'AIDS, molto importante. Questo è un tema che ci fa pensare ancora una volta che nessuno deve rimanere indietro. Dobbiamo stare ancora di più in mezzo ai cittadini, perché effettivamente noi per primi siamo cittadini. In un paese civile il Movimento 5 Stelle non avrebbe avuto bisogno neanche di nascere. Chi è più forte ha l'opportunità di aiutare chi è più debole. L'onestà andrà di moda se noi cominciamo a essere prima di tutto onesti. Cristoforo Colombo è piena di mignotti, che ritengo sia una situazione di degrado al quale non mi dispiacerebbe se potesse porre rimedio. Ma me posso spogliare pure? Monicelli diceva che la speranza è un'illusione, invece noi come movimentisti, come cittadini del movimento, crediamo fortemente nella speranza del cambiamento. E niente, Grillo, siamo sempre con te, ti aiuteremo a mandare avanti questo movimento che un giorno ridarà la sovranità al popolo italiano. Dai ragazzi, non molliamo, tutti quanti noi attivisti dobbiamo dare un contributo concreto per il 5 Stelle, e dai ragazzi, che non mollare, alla fine darà i suoi frutti. Ciao! Non c'è etica, non c'è morale e i cittadini veramente si devono attivare. Ma i vostri figli hanno bisogno di un futuro certo. Io non ce la faccio più con Daniele Froncia, Virginia Raggi, Enrico Stefano. Non li reggo più, mi impongono dei ritmi pazzeschi, non gliela faccio più, fanno 2000 atti al giorno, levatemeli, non li reggo più. Questa cosa non c'ha senso, cioè. Andiamo a raccogliere allora la monnezza e andiamogliela a buttare dentro agli uffici dell'AMA. Non fosse altro che per uscire da quei cazzi di uffici dovranno comunque sparare la merda che invece non spalano, per la quale vengono retribuiti. Chi agisce in una maniera, chi la vede in un'altra, o chi si muove in una certa direzione, sempre con lo stesso fine. Perché non coordinare insieme delle situazioni organizzate su tutti i municipi e territori? Ma perché nel nostro paese non esiste un'opinione pubblica capace di indignarsi, di combattere in prima persona e di reclamare diritti per la propria persona? Io questo non riesco ancora a capirlo. Quando si formerà un'opinione pubblica attenta che sappia in qualche modo gettare luce su tutto quello che fanno i politici, su quello che fanno le istituzioni, e mostrare la propria rabbia, il proprio coraggio, la propria indignazione? Io questo ancora non lo capisco. Uno Stato a moneta sovrana ha una capacità di spesa illimitata e deve usare questa capacità di spesa soprattutto per creare posti di lavoro. Il fine ultimo è la realizzazione della piena occupazione. Le espulsioni dovrebbero essere automatiche, quindi diciamo che dopo terzo, quattro mesi in cui non si rendi conto, automaticamente dovrebbero essere espulsi senza fare votazioni online. Non c'ho niente da dire. Una cosa che sarebbe molto utile al Movimento 5 Stelle è un contatto telefonico facile tra eletto e comune mortale. Beppe ci ha dato una grande mano e a lui dobbiamo dire sempre grazie. Grazie ad averci reso visibili. Ora siamo visibili. Ora noi possiamo fare tutto. La vita è una cosa bellissima, va vissuta, e lo stiamo facendo anche in maniera intensa attraverso il movimento per cercare di cambiare la nostra città e il nostro paese. Sono momento uno dei grossi, delle grosse voragini che ci sono nella gestione della cosa pubblica italiana, siano gli appalti a ditte private all'interno della pubblica amministrazione. Gli italiani purtroppo avrebbero la possibilità di cambiare il paese con il proprio voto, ma piuttosto che votare preferiscono lamentarsi, piuttosto che agire.
con l'unico potere che ha il cittadino, cioè attraverso un voto democratico, preferiscono suicidarsi. Ma lo fa per forza sta cosa? Noi siamo il gruppo ambiente e abbiamo tanta voglia di fare, di pulire. Ma quanto è bello il gruppo ambiente! E abbiamo bisogno del vostro aiuto, quindi mettetevi in gioco e partecipate. Grazie a tutti. I 5 portavoce che sono stati delegati a svolgere delle mansioni lavorative avranno un esubero di lavoro in più rispetto agli altri. Ma Teresa di Calcutta diceva che noi non siamo nient'altro che una goccia nell'oceano. Ebbene, ma senza questa goccia non ci sarebbe neanche l'oceano. Per cui io vi esorto a ognuno a essere quella goccia, cioè a portare una piccola parte di proprio contributo al miglioramento della società. Come al solito siamo di fronte all'Europa del rigore, ci hanno raccontato che con Juncker sarebbe cambiato qualcosa, non è cambiato un bel niente. Se loro in questa Europa non ci faranno sognare, noi non li faremo dormire. Siamo tutti per un movimento 5 Stelle mondiale. Le nostre parole dell'ordine sono unità e solidarietà tra e per tutti i popoli in crisi, guerra e sotto dittatura. Combattiamo per una rivoluzione mondiale pacifica ma senza limiti di tempo, una rivoluzione continua contro la mafia, contro la corruzione e contro ogni tipo di criminalità organizzata. Sono qui per fare campagna acquisti. Il movimento vi aspetta a Largo Loria, il nostro municipio si ritrova lì ogni mercoledì dalle 7 alle 9. Cari amici consiglieri delle altre forze politiche, per favore, arrivate in ritardo, fatevi prima i vostri comodi, ma arrivate con un quarto d'ora di ritardo, con mezz'ora di ritardo. Siamo a Roma, facciamo tre quarti d'ora di ritardo, ma io vi prego, non oltre l'ora, un'ora e mezza, due ore e mezza di ritardo. Io sono analfettiva. Detto da una consigliera, per favore, un minimo di cura, un minimo di amore per la lingua italiana. Ma è una cosa stupida questa, eh?